Abbiamo finito il film! Oggi è giornata video, Gianluca, mi raccomando. Io vorrei che questo film profumasse di realtà, proprio come un piatto ben fatto. Tiri fuori l'ultima e prendi e tagli una di queste. Questo film è una bellissima storia d'amore, sullo sfondo, diciamo così, del mondo della cucina, della ristorazione e soprattutto dell'importanza delle scelte. Questi sono piaggi vecchi. Carmine è un ragazzo che non ha avuto un'infanzia, un'adolescenza facile, è stato, diciamo così, in un certo senso obbligato dalla vita a determinate scelte, però avrà la forza di cambiare il suo destino. Io interpreto Consuelo, che è appunto una giovane chef che aspira alla stella Michelin. Per ottenere quello che vuole si incazza di continuo. Ui. Ma che cazzo vuoi? Che mi vuoi consolare? No, veramente ci va. Vaffanculo, vaffanculo, scusate. Diciamo che stiamo girando questa scena dove Greta praticamente prepara un piatto tipico che non lo svegliamo, se no svegliamo troppo. Io ho già mangiato 18-19 pezzi di questo piatto. Empanadas, rivisitata. E prendo. Ma secondo me in cucina se la battono. Sono due persone che mangiano tutte e due, quindi secondo me non c'è scampo, sanno cucinare anche loro. Non sono uno chef provetto in cucina, però il mio spaghettino con le vongole riesco sempre a farlo. Prenderò Salvatore, sì o no? Di Davide Minnella si deve dire per forza sempre il cognome, se no non è lui. Anche in casa lo chiamano così, anche la mamma lo chiama Davide Minnella, vieni a tavola! Azione! Rosario è un ragazzo della periferia napoletana. Anche lui, come, così come il protagonista, si appassiona molto alla ristorazione. Adesso andiamo al backstage. Ciao, stavo parlando di cose compromettenti. C'è un momento che non so se definire divertente, ma per quanto mi riguarda è stato un momento molto molto delicato, e mi riferisco alla notte in cui l'Italia giocava in semifinale contro la Spagna. Per me è stato un momento difficilissimo, per tutti era invece un momento, come dire, molto allegro, perché ovviamente c'erano urla, festeggiamenti, rumori di clacson, c'era veramente di tutto, c'era una serata pazzesca. Azione! Contento che Davide mi ha affidato le persone di questo ruolo e ho imparato a pulire il pesce, cosa non devo. Ciao a tutti. Vi aspettiamo al cinema, è un po' come un invito a cena. Vi aspettiamo a cena.